Diciamo che non è stata una partita molto bella, soprattutto il terzo set abbiamo sofferto tanto, però abbiamo riscattato la sconfitta dell'andata che diciamo bruciava ancora, i 3 punti dell'andata che abbiamo perso facevano ancora male, però fortunatamente abbiamo riuscito a riscattare la sconfitta con pieno merito. Diciamo come secondo anno stiamo mano a mano crescendo, la società mi sta mettendo sempre in luce in modo da poter crescere con le mie doti e le mie capacità. Coach Guerra, 3-0 netto per la Irrea Verso, una partita che è andata via liscia. C'è qualcosa da dire alle ragazze? Diciamo che la mia intenzione era quella di partire con il passo giusto dopo la sconfitta di Casagiove e soprattutto di recuperare i punti che avevamo perso all'andata. Questa era stata una partita che avevamo perso 3-0 in maniera meritata, però ci aveva fatto male perché sapevamo di poterla vincere anche all'andata. Diciamo che in questa settimana, anzi in questi 15 giorni, abbiamo cercato di fare quadrato dopo la sconfitta di Casagiove e di pensare ad un girone di ritorno propositivo, ma propositivo soprattutto sul piano tecnico-tattico e mentale, e soprattutto mentale, perché da questa base si deve ripartire per poter fare veramente un bel campionato e un girone di ritorno che ci deve portare a lottare per un traguardo che potrebbero essere i playoff. Noi non dobbiamo dare niente al caso, poi tutto quello che succederà sarà positivo per noi, poi se gli altri saranno più bravi, le altre come giocatrici, applaudiremo e andremo avanti. Direttore generale Gianna Picella, un 3-0 netto da parte della Irrea Versa. Cosa significa per le ragazze, per il campionato che si andrà a fare per questo girone di ritorno? Beh, io sono ansioso di capire, di sapere quanti punti riusciremo a fare nel girone di ritorno. Adesso abbiamo iniziato con un più 3. All'andata perdemmo 3-0. E questo la dice lunga. Stasera non abbiamo giocato una bella partita, abbiamo fatto di tutto per farci male, non ci siamo riusciti e quindi abbiamo vinto 3-0. All'andata perdemmo 3-0 in maniera rocambolesca perché le prendemmo a pallonate, ma la palla cadeva sempre nel nostro campo, quelle partite che sono segnate. In girone di ritorno vorrei capire questa squadra se riesce a migliorarsi, per cui sono fiducioso, lo auguro a queste ragazze, anche se
devono cambiare l'atteggiamento mentale. In realtà questa è una squadra che ha grosse potenzialità, solo che non ne hanno probabilmente ancora preso coscienza. Tant'è vero che alcune volte faticano a carburare, come se peccassero di superficialità, no? Non vedo quella, a volte quella cattiveria agonistica, quella grinta che spesso ci mettono i nostri avversari per metterci in difficoltà. Ma comunque non voglio essere estremamente critico della nostra squadra, che ha vinto 3-0, ci mancherebbe. Certo che comunque io ribadisco il mio pensiero che questa squadra ha grosse potenzialità, devono avere le ragazze maggiore autostima probabilmente.